Buonasera a tutti e ben ritornati all'Opera Munifica Istruzione di Torino nel coro di Santa Pelagia. Questa sera la Via Crucis di Liszt, interpretata dal coro Maghini e diretta dal maestro Claudio Chiavazza, su un pianoforte del 1866 con Chiara Bertoglio e accompagnata dalle immagini di Fontana, ci aiuterà a entrare nello spirito di questo Venerdì Santo, giorno di silenzio in cui fare spazio al silenzio, dove il silenzio diventa musica. Addirittura Liszt si spoglia di virtuosismi per mettersi in ricerca dentro un linguaggio più introspettivo, quasi mistico. Vogliamo dedicare a ognuno di voi quest'opera, soprattutto a coloro che quest'anno hanno dovuto subire perdite e vivere isolamento o sofferenza. Ogni nota di questa partitura ci ricorda che il dolore non ha l'ultima parola, ha sempre una collocazione provvisoria, capace poi di aprirsi ad un orizzonte di luce e di senso. Allora il nostro augurio per questa Pasqua da parte dell'OMI e dell'Accademia Maghini e che ogni dolore possa trasformarci e restituirci a noi rinnovati. Buona Pasqua e buon ascolto. Bentornati. Oggi insieme a Chiara Bertoglio, musicologa e pianista, parleremo di un lavoro del Liszt più maturo, cioè della Via Crucis del 1879. Si tratta di una composizione per coro misto e organo, oppure pianoforte, che è articolata in 15 brevi pezzi. Il primo è un'introduzione, gli altri 14 corrispondono alle stazioni della Via Crucis. Come tanti altri lavori listiani, anche questo è molto sperimentale. È anche una forma difficile da definire. Potremmo dire che si tratta di un oratorio. Dunque, innanzitutto ben trovata, grazie per la domanda. Direi, si può dire che sia un oratorio, però forse ha alcune caratteristiche che lo rendono molto sui generis come oratorio. Innanzitutto ci sono pochissime parole in realtà, perché ci sono alcuni testi tratti dal Vangelo, ma estremamente sobri, estremamente essenziali. Molte delle stazioni non hanno proprio testi, in alcuni altri il testo è minimale, tipo Jesus cadit o poco più, insomma. Quindi si tratta veramente di una composizione che dell'oratorio tradizionale ha molto poco, perché anche l'identificazione personaggi e voci non è così netta, nel senso che certo in alcuni casi possiamo riconoscere Pilato oppure la voce di Cristo, però in realtà in tanti altri è più una contemplazione. Per cui personalmente, se dovessi definirla, la definirei più una meditazione in musica più che un oratorio in senso tradizionale, se oratorio in senso molto lato, ecco. Questa composizione si colloca appunto nell'ultima fase della vita di Liszt, assieme a tante altre composizioni sacre, ed è un momento in cui lui prova una forte vocazione verso la vita religiosa. E questa aspirazione alla spiritualità, per chiamarla in un qualche modo, ha delle ricadute sia sulla sua biografia, ma anche sulla sua musica, che diventa più spoglia, ma anche più moderna. E mi sembra che si veda molto bene nella Via Crucis. Assolutamente sì. Dunque, Liszt, come ben sappiamo, dal punto di vista biografico personale, ha avuto un'esistenza piuttosto, diciamo, variopinta, ecco, per usare un termine neutro, in cui effettivamente ha attraversato varie fasi, sia dal punto di vista, insomma, dei suoi comportamenti, del suo modo di vivere, eccetera. Però l'interesse religioso, comunque, con tanti alti e bassi, con un modo molto personale allora di viverlo, ha attraversato come un fil rouge un po' tutta la sua vita. Senz'altro, però, il periodo romano è stato uno di quelli in cui tutto ciò è emerso in maniera preponderante. Liszt, fin da giovane, aveva scritto anche un articolo su come la musica sacra e in particolare liturgica avrebbe dovuto svolgersi e ha manifestato questo interesse anche in ruoli molto umili, se vogliamo, perché si è messo lì a armonizzare il canto gregoriano in modi che naturalmente oggi consideriamo
diciamo, inappropriati al gregoriano, però a testimonianza di questo desiderio di servire anche la comunità cristiana in maniera molto semplice e molto umile. Un'altra cosa importante è che Roma e musica sacra vuol dire Palestrina e vuol dire in particolare il mito palestriniano che anche nell'epoca del cecilianesimo emergeva in maniera preponderante e Liszt era stato definito dal Papa il mio Palestrina. Quindi c'è questo legame molto forte di Liszt anche con l'establishment cattolico, ma che rivela comunque un suo interesse spirituale profondo, che lo porta però paradossalmente, come giustamente dicevi, guardando al passato, ad adottare un linguaggio musicale estremamente innovativo che precorre per tanti aspetti anche il linguaggio del Novecento. Per cui mi sono messa lì anche un po' a analizzare, riscontriamo anche dei set di note che anche Allen Forte, un grande studioso proprio dei set di altezze, ha definito in maniera atonale praticamente. Ci sono scale pentatoniche, scale esatonali, insomma, veramente un lavoro sul linguaggio della musica molto approfondito. Sì, c'è anche un lavoro sulla scelta dei testi che è molto particolare, no? Perché appunto si mescolano testi in latino, testi che appartengono alla tradizione luterana in tedesco. Tu che sei anche una studiosa di teologia, volevo chiederti, guardando appunto queste varietà di testi che Liszt ha scelto, tra l'altro alcuni si ripetono nel corso della Via Crucis, e poi considerando quelle stazioni che hanno un puro commento strumentale. Allora, secondo te, che lettura ci propone Liszt della Passione di Cristo? Domandona, direi. Allora, guarda, l'intrecciarsi fra cattolicesimo e luteranesimo mi sembra che in questo caso particolare avvenga sotto l'egida di Bach, nel senso che c'è una citazione del motivo BACH proprio prima della ripresa del corale della Passione secondo Matteo, che è proprio classico, insomma, bacchiano. Ma in realtà lo stesso motivo invertito, o meglio retrogrado per usare il termine corretto, lo troviamo un po' dappertutto nella Via Crucis, quasi a costituire un motivo della croce, quindi un simbolo della croce. Poi c'è l'uso comunque molto approfondito dei motivi, è una costruzione proprio basata sul leitmotiv, per cui c'è ad esempio il motivo della madre, il motivo delle donne, e i motivi che si rincorrono all'interno della Via Crucis e che danno un significato particolare. A livello di appunto, omaggio, se vogliamo, alla tradizione luterana, c'è anche, credo, la considerazione dell'importanza dell'armonizzazione del corale, che credo che sia proprio un po' l'idea a cui si è anche ispirato per armonizzare appunto le melodie gregoriane, insomma, per cui anche il gregoriano viene presentato spesso in maniera armonizzata, ma comunque con degli influssi modali molto affascinanti. I brani senza testo a volte costituiscono un po' un commento, diciamo, scenografico, insomma, ad esempio la stazione in cui c'è la condanna a morte di Gesù da parte di Pilato, lì è quasi una musica di scena in un certo senso, ma in tanti altri è proprio l'uso dei motivi che crea un'esegesi, per cui crea dei ponti e dei paralleli, per cui ad esempio la figura di Maria risalta in maniera molto molto forte nella Via Crucis, ma tramite sia certamente lo Stabat Mater cantato in maniera continua e pervasiva, ma anche proprio il motivo della madre che ritorna anche, per esempio, nella deposizione, proprio come una pietà in musica. Tu prima parlavi del movimento ceciliano e sembra che proprio Liszt avesse ideato la Via Crucis dedicandola ai diversi cori semiprofessionisti che c'erano soprattutto nei paesi di lingua tedesca. E in realtà durante la vita di Liszt nessuna di queste società siciliane volle eseguirlo e in realtà lui non poteva mai ascoltarlo nella forma che aveva previsto. Lo fece però ascoltare a Wagner, che era suo genero e che era un uomo votato alla musica del futuro. E invece Wagner, ascoltando questo pezzo, rimase molto perplesso e disse a sua moglie: Cosima, che era appunto
la figlia di Liszt, tuo padre avrebbe dovuto scrivere delle sinfonie al posto della Via Crucis, come se avesse dovuto dedicarsi a qualcosa di meno pericoloso, di meno impegnativo. Noi invece possiamo dire di essere fortunati del fatto che Liszt l'abbia composto. Assolutamente sì, posso anche capire però perché Wagner non lo giudicasse, insomma, interessante, nel senso che effettivamente quanto di più lontano dall'estetica wagneriana, tranne l'uso dei leitmotiv, nel senso che è vero, come dicevi, Wagner guardava al futuro, ma possiamo dire che del futuro della musica rispetto a Wagner e Liszt fanno parte tanto la colonna sonora di Guerre Stellari quanto e bagatelle di Webern. Ecco, la musica di Wagner punta verso la guerra, Guerre Stellari, la musica della Via Crucis di Liszt punta verso le bagatelle di Webern. Chiaramente sono due linguaggi ai poli opposti, però credo che questa composizione abbia un grandissimo fascino, sicuramente ardua, è un po' una Via Crucis anche per chi la suona, per chi la canta e per chi l'ascolta, nel senso che non concede molto al piacere immediato o al diletto, d'altronde non credo che volesse nemmeno farlo, insomma. Però nel momento in cui si permette a questa composizione di scavare dentro, di interpellarci, di interrogarci anche in un contesto come quello che stiamo vivendo, in cui siamo un po' spogliati da tante abitudini, da tante certezze, anche da tante speranze, tristemente, non è una bella cosa, ma è così. Allora forse questa purezza, questa sobrietà, questa essenzialità ci può parlare veramente al cuore e mostrare una via veramente di speranza, perché poi alla fine il senso della Via Crucis è questo, di aprire alla speranza e non sicuramente di chiudere sulla contemplazione del dolore. Quindi l'apertura che c'è nelle ultime battute, spero che sia anche un'apertura verso la speranza per tutti gli ascoltatori. E quindi mi piace chiudere con queste bellissime parole di Chiara Bertoglio, questa conversazione, augurando a tutti un buon ascolto. Grazie.
to me.